È una storia di Natale, ma è una storia un po' strana. È una storia che va avanti da una quindicina d'anni. All'epoca Katie Holmes è sposata con Tom Cruise. Lei e Diane Keaton fanno conoscere a lui una pasticceria di Woodland Hills, alla periferia di Los Angeles, si chiama Doane's Bakery, e lui si innamora di una loro torta, la White Chocolate Coconut Bundt Cake. È una torta al cioccolato bianco e cocco. Se ne innamora talmente tanto che dice: questa torta è così buona che devo farla conoscere agli amici. È il 2006 più o meno, e quindi la spedisce agli amici, e da allora ogni anno lui spedisce in giro per il mondo centinaia di torte ad amici e conoscenti, usando jet privati per farle arrivare in tempo per le feste, in tempo per il periodo natalizio. Non si sa bene quante siano le torte che lui spedisce in giro per il mondo, sono tante, però arrivano a colleghi come Angela Bassett, Kirsten Dunst, Eric Avila, presentatori come Barbara Walters, Jimmy Fallon, Graham Norton, che poi raccontano le loro esperienze sui social. Kirsten Dunst qualche tempo fa disse: a casa la chiamiamo la Cruise Cake, è solo una torta al cocco, ma è la torta al cocco più buona che io abbia mai mangiato. Di recente ne ha spedite, Tom, ne ha spedite 300 sul set a Londra di Mission Impossible 7. La torta, che costa 99 dollari, ma sicuramente lui faranno un prezzo di favore visto quante ne compra, arriva con il ghiaccio sintetico, e poi può essere conservata in frigo oppure in frigorifero. La storia bella di quest'anno è quella di Stuart Heritage, un giornalista del Guardian che ha scritto per 3 volte nel 2020 e poi ancora nel 2021, dicembre 2020, aprile, agosto del 2021 di questa vicenda, e tutte e 3 le volte ha sfidato Cruise a mandargli una torta dicendogli: se me la mandi la mangerò tutta intera, seduto sul cesso durante una live su Instagram. E Tom gliel'ha mandata, gliel'ha mandate due, e quindi ci provo anch'io.